Oh, bella ragazzi, bentornati nella puntata di Square Gaming. Io sono Joe, fra al mio fianco Metal Gear Solid 5 Ground Zero. Di nuovo la missione secondaria di distruzione postazioni antiaeree. Perché? Perché prendere il rank S in questa missione è abbastanza difficile. Indi per cui, se l'avete già fatto e siete riusciti a prendere almeno il rank A, se non sbaglio, che è quello che vi dovrebbe dare il lanciamissili, si può prendere il rank S in questa missione in una maniera molto facile e veloce che adesso vi faremo vedere. Bella. Ma perché riesci a prendere senza salvare il rank S? Cosa vuol dire senza salvare? Per prendere il rank S non dovresti salvare tutti... Certo. Però se lo fai così non c'è bisogno. Perché ci impieghi pochissimo tempo. Anti-air emplacements. Doesn't have to be all of them. Destroying three will allow the assault force to land. E non scriveteci. Destruction is confirmed. Military choppers will descend on the base and the Marines will begin the assault. They don't know you're there, so you need to exfiltrate before they arrive. Addormentatevi questi tipi, perché sennò poi vi sgamano. No, non l'ho preso. Merda, merda. Dov'è? A tuo buon cuore, quando vuoi. Non ci sto credendo. Vai, porco zio. Cioè, guarda che sfiga di merda. The information we previously obtained confirmed that the base is now... You place him C4. Safe distance before detonating it. La prima l'hai fatto perfetto. No, vabbè, io non ho parole. Non c'è come registrare che i fail si chiamano da soli proprio. Allora, perché la cara B? Target destroyed. Boss, the enemy's noticed the amphibious. Chiamate. E l'altro. Chiamate l'elicottero. Poi. Ricaricate. Poi vi portate qua. Sembra tipo... Aggiungete un cucchiaio di olio. Esatto. E cotto e mangiato. Chilo di farina, un chilo e mezzo di farina, fate saltare l'ultima, un chilo di tritolo, prendete questo e vi preparate allo stronzone. Ricarica. Stronzone. Ma perché devi farlo fuori? Non puoi andartene senza... No, non puoi. Fuori. Davvero? Bene. E l'elicottero dovrebbe essere proprio arrivato in questo momento. Mi raccomando che dovete addormentare quei due tipi, sennò vi sgamano. Questi quasi voglio... gli sparo, posso sparare? No, dai che devi far vedere il rank A. Ho detto non esplodi con un colpo solo. Non so perché. Ce la facciamo? Sali? Sali? Adesso come io ci ho piegato quei 3 secondi in più per cui non mi dà il rank. Possiamo fare fuori? No, ma perché? Perché? No, l'ho mancata! Volevo far saltare per aria la... Che cazzo si chiama? La torre d'osservazione, che essendo il legno massello va giù se gli sparate una missilata. Dai, come minimo adesso non avrò preso il rank S, sicuro, guarda, c'è la sfiga. Che cazzo fa? Sarà successo... Cioè, ma adesso giriamo in tondo per 2 minuti prima che arrivino gli aerei? Poveri sfiga. The base! Il truce Baldazzi, è vero. Sempre lui. Stay so steady when everything goes to hell.
Come on home. Minchia, tanto, non so se hai notato, nessun riflesso, sono 8250 punti. Più 0 all'arte di combattimento, 8250 punti. Ho ucciso uno? Quando è che ho ucciso uno? Ah, forse sparando uno di quei missili c'era in mezzo qualcuno. Ma non è che era quello dentro il blindo? Lo butto lì. Boh, si pilotano da solo. Ci sta. Vabbè, ragazzi. We still don't know who sent those aircraft to strike the base. The one thing we can say is the origin was western. Any evidence of what was going on there was reduced to ashes, along with the enemy combatants. But somebody in America wanted to make sure no one found out about that black site. When you look at it, everything's worked out exactly as they planned. I've heard Washington has given tacit approval to the kind of facility that operated there, and things are moving ahead. Stopping terrorism is the new priority. And the identity of that somebody? My money's on one name. Cypher. Sono in contemplazione della schermata di caricamento. Vabbè ragazzi, okay. Un video corto ma pregno di significato e ci vediamo alla prossima. Breve. Ciao. Ma intenso.